ricordo dello sterminio del popolo ebraico e dei deportati italiani nei campi nazisti. Viene ora deposta una corona d'alloro. Onori ai caduti! Una giornata per non dimenticare le atrocità del passato. Anche ad Arezzo, così, oggi è stata celebrata la giornata della memoria, dedicata a tutte le vittime della Shoah e celebrata nel giorno in cui le truppe sovietiche abbatterono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, appunto il 27 gennaio 1945. Noi abbiamo fatto una cerimonia molto, particolare stamattina in prefettura, perché abbiamo consegnato le medaglie d'onore a tre deportati che sono deceduti, però sono state date, consegnate ai parenti, ai figli, che sono anche, ho visto, qui presenti. È stata una cerimonia molto spartana, oserei dire, perché non potendo fare cerimonie per la nota pandemia che ci sta attraversando ancora, però è stata molto significativa e molto suggestiva, perché queste persone hanno ancora il ricordo dei parenti e di quello che è successo, e questo sia di esempio. Giornata della memoria, un giorno per non dimenticare. Forse ce n'è bisogno anche qui, se pensiamo agli ultimi episodi che sono accaduti alla vigilia di questa importante giornata, delle offese, delle minacce a stampo nazifascista ad un collega giornalista e una scritta che è comparsa sotto il sottopasso di Via Veneto. Sì, c'è ancora tanto bisogno, ma non finirà mai questo bisogno, perché il ricordo non è soltanto un tributo di onore che dobbiamo a chi ha vissuto questi fatti, che sono i più tragici della storia del mondo, ma è anche un elemento di dovere che abbiamo nei confronti delle generazioni future. Questa è una esperienza facile, cioè il mondo si divide in chi ha ragione e chi ha torto, e qui chi si macchia di offese, chi si macchia di azioni inqualificabili e mi verrebbe da dire anche effettivamente deficienti, sta dalla parte del torto, e poi c'è dalla parte di chi ha ragione, cioè di coloro i quali ricordano, commemorano, lo fanno non una volta l'anno ma tutti i giorni, e portano con sé un grande affetto per il popolo ebraico che è stato oggetto della più grande tragedia del mondo. Ecco, in questi giorni tante amministrazioni comunali, anche del territorio provinciale aretino, stanno aderendo alla raccolta firme per la legge contro la propaganda nazista e fascista. Anche Palazzo Cavallo si aprirà a questa raccolta firme? Assolutamente sì, è ovvio che la firma è una questione personale e credo che molti aretini lo faranno. Aderirete anche voi al progetto partito da Stazema? I progetti intelligenti sono quelli liberi delle persone. Non amo mai, e questa è una mia opinione personale, le truppe cammellate. Siamo 100.000 persone, siamo 100.000 teste, ognuno con grande discrezione, con grande intelligenza, io credo aderirà.